Buonasera, esploratori ed esploratrici del cosmo. Questa è una nuova serata di Space Views, la serie di chiacchierate e interviste spaziali che vi porto qui sul mio canale YouTube. E sarà anche l'ultima di, di quest'anno, insomma, perché è il 22 dicembre. E. E proprio per finire, diciamo, in bellezza l'anno abbiamo un ospite d'eccezione questa sera. Infatti parleremo con Amedeo Balbi, che è un noto divulgatore e scrittore, che ehm, ha da poco pubblicato questo libro che si chiama Inseguendo un raggio di luce, la scoperta della teoria della relatività. E a brevissimo farò entrare l'ospite, e prima di continuare. Eh, già sono cominciate le domande, vedo dai, dai commenti. Eh, prima di continuare vi ricordo brevemente come al solito che eh, se volete potete iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti che pubblicherò sia live che video e inoltre che questo progetto è sostenuto da eh, una una pagina su tp che è una piattaforma che, di abbonamenti sostanzialmente che consente di avere una serie di ricompense che nel mio caso servono a essere coinvolti sempre di più nel progetto e vi lascio il link in descrizione e colgo l'occasione per ringraziare Marco, Elena e Andrea che sono i miei tippers perché anche grazie a loro se questo progetto può andare avanti e detto questo faccio entrare l'ospite di questa sera che è appunto come dicevo Amedeo Balbi, buonasera Amedeo buonasera ciao Luca Grazie innanzitutto di essere qui, di averci dedicato questo tempo che ci stai per dedicare, insomma. E io ti chiederei innanzitutto di, di, di presentarti, perché io, a parte dire che sei divulgatore e scrittore, insomma, forse è un, un po' vago, ecco. Ah, le presentazioni mi, sì. mi, mi vengono sempre <ride> difficili, comunque sono... Sono un astrofisico, fondamentalmente, almeno per quello, per quello che riguarda e quello che concerne questa, questa, questa diretta stasera in veste di astrofisico e faccio, eh, faccio l, il professore all'Università di Roma Tor Vergata. E, e poi, come hai ricordato, di tanto in tanto scrivo dei libri. Di tanto in tanto, <ride> oh. quanti ne hai scritti per ora? 30, um, per ora. <ride> allora, credo che questo sia l'ottavo allora, ah, All'ottavo. Okay. No, adesso <ride> ma hai, hai preso un attimo alla sprovvista, non mi ricordo. Ottavo. <ride> sì, ma sono scritti diversi, sì. Mm -hmm. e, e, e di cosa ti occupi come professore ricercatore, insomma? Di cosa ti occupi? Allora, ehm, ci sono state due, due fasi fondamentalmente nella mia carriera. Ho iniziato occupandomi di cosmologia, quindi nasco come, nasco come cosmologo. E okay. E ho fatto per, per i primi vent'anni circa, di, di beh, insomma, sì, più, più o meno. Ho fatto, eh, mi, mi sono occupato di cosmologia, in particolare di radiazione, di radiazione cosmica di fondo, che mm -hmm. è il residuo del, del quello che viene chiamato il residuo fossile del Big Bang, cioè questo. Segnale elettromagnetico che ci arriva da, da ogni direzione dello spazio e che, e che è legato al fatto che l'universo primordiale era caldo e denso e quindi è un, una, una prova evidente del fatto che c'è stato un, un, un inizio caldo e denso dell'universo. E, e da qualche anno eh, invece mi occupo prevalentemente di capire se c'è. Vita nell'universo, quindi mi occupo prevalentemente di astrobiologia. Che è una cosa che, che per un periodo ho portato avanti un po' in parallelo. E ho fatto un po', insomma, era una cosa che, che mi interessava e mi intrigava da tempo, e poi a un certo punto, negli ultimi anni ho virato prevalentemente in quella direzione. Non è detto che sia l'ultima, ma <ride> l'ultimo cambio di direzione. Perché, insomma, vabbè, però per ora, per ora è questo. È sempre bello cambiare in fondo anche nella scienza. E magari poi prossimamente ti inviterò allora a parlare anche di astrobiologia, visto che è il tuo campo il di cui ti occupi adesso, insomma. No? Sì. E io volevo cominciare a parlare di questo libro. In realtà, volevo partire dalla citazione di Einstein che, che hai messo nella, nella prima pagina della, del libro, prima della, del testo proprio. La leggo un attimo, eh, così poi ti faccio la domanda. Allora, Einstein eh, ha detto nel eh, 1956: Mi venne in mente la seguente domanda. Se uno inseguisse un'onda luminosa alla velocità della luce, si ritroverebbe davanti un campo ondulatorio indipendente dal tempo. Ma una cosa del genere non sembra esistere. Questo fu il primo infantile esperimento mentale legato alla teoria della relatività ristretta. Le scoperte non sono opera del pensiero, sono, non, scusa, non sono opera del pensiero logico, anche se il prodotto finale è costretto in una forma logica. Ecco, la, la parola chiave, diciamo, che, che volevo prendere da questa citazione è la, la questione dell'esperimento mentale, perché mm -hmm. ehm, ho visto, insomma, che è un po' anche il filo conduttore, se vogliamo, di questo libro, questi esperimenti mentali che Einstein, non solo lui, perché anche Galileo, eh, come ricordi, insomma, ehm, faceva questi esperimenti mentali che servivano in un certo senso per, eh, per spiegare eh, le, le, la complessità delle loro mh, varie strutture matematiche, insomma, che avevano scoperto, ma ehm, forse era... Erano anche un po' il loro modo di pensare queste cose che poi formulavano in matematica, no? E, e allora ti volevo chiedere proprio se ci puoi spiegare un attimo cos'è questa, questa cosa degli esperimenti mentali e se ce n'è eh, qualcuno eh, legato alla relatività che pensi che sia particolarmente efficace nella, nel suo intento, ecco. Beh, gli esperimenti mentali, l'idea dell'esperimento mentale è che ti metti in una situazione che mh, non è una situazione spesso almeno non è una situazione che puoi effettivamente realizzare davvero e cerchi di capire in quel contesto come funzionerebbero le cose dal punto di vista della fisica non è necessario che non sia realizzabile cioè non è un esperimento mentale nel senso che deve essere per forza una cosa completamente irrealizzabile magari sarebbe anche realizzabile ma non è quello il punto cioè non è un esperimento che fai veramente in laboratorio ma è una situazione che ti spinge a vedere le cose in, in una maniera tale da, da, da fare dei progressi, ecco, da, 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 da intuire delle, delle, delle cose che, che prima appunto magari non erano chiare. Einstein ha usato tantissimo questa, questa idea dell'esperimento mentale, e, ma appunto come ricordavi non è stato l'unico, insomma ci sono altri esempi nella, nella storia della scienza, pensiamo tanto per fare un esempio eh, che, che forse è noto quasi quanto gli esperimenti mentali di Einstein, no? ma il famoso, famigerato aggiungerei, gatto di Schrödinger, no? Mm -hmm. Anche quello è in un certo senso un esperimento mentale, cioè Schrödinger immagina una situazione e cerca di dedurre da quella situazione qualcosa che, che ci dica se, appunto, qual, qual è la natura poi del, 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 del come dire. Del, della, della meccanica quantistica, qual è l'interpretazione corretta della meccanica quantistica o qualcosa del genere, insomma, e l'esperimento mentale di Gatto sharing che consiste, come sapete, no? nell'immaginare che c'è questo gatto chiuso in una scatola e esposto a una fiala di veleno che viene rotta soltanto se si verifica qualcosa a livello quantistico, una, una particolare una di due particolari situazioni a livello quantistico, e quindi, vabbè, adesso tutte le implicazioni del gatto di Schrödinger non ci interessano, ma per, per dire, ecco, ci sono molti esempi del, del, dell'esperimento mentale. Einstein ne fa mh, almeno due importanti, uno è quello della, mh, che, che sta nella citazione, che è poi è la cosa che dà anche un po' il titolo al libro, che è questa di immaginare che succede se potessi correre dietro a un raggio di luce alla velocità della luce, che cosa dovrei vedere? E, e in effetti è, cioè si capisce bene a cosa porta un esperimento mentale in questo caso, perché chiaramente non potrai mai farlo davvero, non puoi correre dietro a, a un raggio di luce, però immaginare di farlo ti illumina, ti fa capire che c'è qualcosa che non quadra, perché come dice Einstein, se potessi correre dietro a un raggio di luce... E, 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 la vedess e vedessi il campo elettromagnetico fermo, congelato, insomma, è una cosa un po' strana. Quindi da lì si capisce sì. che c'è qualcosa che non va. Quindi questo è il primo, che è quello da cui parte la relatività ristretta. Poi ce n'è un altro, probabilmente ce ne sono diversi altri. Ma un altro, che è probabilmente altrettanto importante, che è quello che Einstein ha definito la. L'idea più felice della sua vita, che è quella in cui ha immaginato che cosa succede a una persona che cade da un tetto, e questo è abbastanza facile da immaginare, sì. e, per, è, è sicuramente la situazione più facile da immaginare, però, la conseguenza di, 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 di questa immagine è che Einstein ha capito che una persona che cade in un campo gravitazionale non avverte il proprio peso, e quindi, in un certo senso, per una persona che cade in un campo gravitazionale, non c'è il campo gravitazionale. Uh -huh. e, che è la cosa da cui prende poi via la relatività generale. Certo. E, e pensi che queste, questi esperimenti ehm, siano in parte responsabili del, anche de, della popolarizzazione, se vogliamo, della relatività generale? Mi spiego, ehm, ci, ci sono tante ehm, leggi matematiche, fisiche, che sono piuttosto complessi nel, nel corso, complesse eh, nel corso della storia, che però non sono diventate... Popolari anche conosciute nella cultura eh, media delle persone, diciamo come la relatività generale. E, e pensi che se eh, Einstein non avesse, se vogliamo, facilitato l'esposizione della relatività tramite questi esperimenti, avrebbe avuto ugualmente successo? Perché comunque la portata scientifica è la stessa, oppure, oppure no? Mm. Beh, allora, la portata scientifica della relatività è tale che avrebbe avuto comunque un'importanza fondamentale, indipendentemente dal fatto se, se fosse più o meno comprensibile o fosse più o meno affascinante, sarebbe stata comunque eh, importantissima. Ehm, le, gli esperimenti mentali di Einstein hanno avuto sostanzialmente il ruolo di eh, catalizzatori appunto per, per il processo che poi lo ha portato a formulare la, la teoria, quindi sono state per lui per lui fare questi esperimenti mentali è stata una guida, cioè è stato il modo per capire i punti chiave proprio che gli servivano almeno in alcuni momenti decisivi poi ovviamente il resto è deduzione matematica e logica c'è cioè, cioè non bastano le immagini non bastano gli esperimenti mentali no? E quindi c'è tutto poi un armamentario matematico dietro però sicuramente è stato decisivo per, per capire i, 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 alcuni passaggi fondamentali dopodiché ehm, Sicuramente questa cosa aiuta nel racconto della relatività, ed è la chiave che ho un po' tentato in qualche modo di usare anche io nel libro, cioè quello di affidarmi molto a delle immagini visive, no? Uh -huh. ehm, perché nel racconto della relatività, eh, cioè la relatività si presta molto a questo tipo di esposizione perché di fatto è una teoria che è, che è molto. Ha degli elementi molto concreti, cioè, nonostante sia poi eh, nelle sue conseguenze sia lontanissima dal senso comune, perché chiaramente ribalta tutto quello che sappiamo sullo spazio, su que quello che pensiamo di sapere sullo spazio e sul tempo, no? quello mm -hmm. che intuiamo in maniera così eh, immediata, eh, quindi, non, però, nonostante ribalti tutti questi. questi Pregiudizi e preconcetti che abbiamo sullo spazio e sul tempo, poi comunque rimane di fatto una, una teoria che, che, che ha come ingredienti delle, delle, degli elementi molto, molto concreti su cui si può lavorare molto e si possono veramente spiegare con esempi abbastanza semplici. Al contrario, invece della meccanica quantistica, che è completamente. Eh, è molto più astratta, cioè nel caso della meccanica quantistica è veramente difficile visualizzare del, delle cose perché non sai neanche bene cosa visualizzare, cioè una delle cose che manda in crisi qualunque tentativo di comprendere o di raccontare la meccanica quantistica, per esempio, che ne so, il dualismo onda-particella, no? quella ti, ti taglia completamente la possibilità di usare dei riferimenti, con, dei, dei, delle, de, degli esempi concreti perché non sai se usare un, una, una particella, appunto una, una pallina, o se usare un'onda. E okay. quindi è, la, la, da questo punto di vista la meccanica quantistica è sicuramente molto più complessa da, da raccontare. Che poi è un po' quello che ricordai pure prima col il gatto di Schrödinger, perché quello in un certo senso è un, un esperimento paradossale che serve proprio a far capire come è, è difficile, se non impossibile, visualizzare a livello macroscopico quello che, che succede nel mondo. Sì, esatto. Infatti, infatti, infatti tutti... Mh, sì, tutti gli esempi che, diciamo, più concreti legati alla meccanica quantistica, tirano fuori il paradosso no? che c'è dietro uh -huh. la meccanica quantistica. Quindi più che illuminare, la... in genere, in generale, più che illuminare qualcosa, eh, tendono a perturbare, cioè a, a creare dei, delle delle dissonanze con quella che è la nostra esperienza comune, no? mentre, certo. mentre forse con la relatività non è, non è tanto così. È chiaro che anche nel caso della relatività c'hai delle conseguenze che sono completamente lontane dal senso comune, però il punto sì. di partenza spesso è più, è più facile afferrarlo. Certo, certo. Ehm, allora io mi aggancio con una domanda, se vogliamo, un po' più generale, in senso, prendo il gioco di parole, per... relatività, vabbè. Ehm, ti volevo chiedere, secondo te, eh, quali... Se dovessi scegliere tra le miriade di cose che derivano dalla da relatività ristretta e generale, quali sono le cose più rivoluzionarie, in un certo senso quelle che, che pensi proprio che abbiano cambiato il nostro modo di vedere il mondo o l'universo? Beh, c'è un, un elenco lunghissimo, perché mi ricordo che qualche anno fa, quando c'è stata. Quando c'è stata la. Se non sbaglio nel. nel Adesso non, non mi ricordo se è stato nel, 2000, nel 2005, presumo che è stato il centenario della relatività ristretta, o se è stato poi nel 15 quando c'è stata la, invece la, il centenario della relatività generale. Comunque, in una di queste occasioni ricordo che, per esempio, tra i tanti interventi e tra le tante cose, appunto in cui si parlava di, di Einstein e della sua importanza, c'erano anche queste. queste Sort, queste, queste statistiche su quanti per esempio lavori pubblicati ogni giorno su Archive no? che è questo, uh -huh. questo archivio dove finiscono tutti i, i lavori scientifici pubblicati o, o in procinto di essere pubblicati quanti di quei lavori fossero direttamente o indirettamente legati alla relatività e le percentuali erano mostruose cioè era, adesso non ricordo esattamente il dato ma era, era impressionante cioè praticamente quasi tutto quello che, che, che veniva pubblicato quotidianamente, in qualche misura era legato alla relatività, uh -huh. e soprattutto per l'astrofisica, ovviamente, cioè per l'astrofisica è abbastanza evidente, ma poi in realtà in quasi tutti i campi della fisica c'è un filo che conduce direttamente alla relatività, perché la relatività è, è veramente la. La base fondamentalmente, eh, eh, ecco qui c'è il gioco di parole, stavo dicendo fondamentalmente, ma in realtà è proprio, è proprio il fondamento della, della, della fisica moderna, insieme alla meccanica quantistica. Però in un certo senso forse è difficile capire quale delle due sia più fondamentale, ma insomma, eh, ecco, stanno lì. E, e, e quindi non, poi non potresti fondamentalmente capire quasi nulla perché... Da un lato c'è la relatività speciale, che, 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 che sta sotto tutto, tutto quello che è mondo microscopico e, e, e teoria dei campi fondamentalmente, uh -huh. no? cioè la teoria dei campi moderna è una teoria dei campi relativistica, eh, e poi c'è la gravità che è l'altro pezzo della relatività che, pur non essendo ancora trattata in maniera quantistica e in maniera definitiva o in maniera diciamo completa, eh, però ti descrive tutto, tutto il resto, cioè tutta l'astrofisica o oh, gran parte dell'astrofisica e, della, e, della, e della struttura dell'universo su grande scala. Quindi in realtà abbraccia tutto. Quindi, la domanda che mi hai fatto è: non, non, ho risposto così indirettamente, ma non saprei risponderti, non, non, non saprei isolare una cosa in particolare. Okay. E certo, se poi uno chiaramente vuole puntare il dito su qualcosa di veramente incredibile, uno può dire che ne so, i buchi neri: i buchi neri sono una cosa che sicuramente. È forse una delle bestie più strane uscite fuori da, da, dalla fisica in generale, ma in particolare in questo caso da, dalla relatività. Certo, certo. E a proposito di Buchi Neri, che sono in un certo senso anche una delle prove, se vogliamo, della, del fatto che funziona la relatività generale, no? Perché l'abbiamo poi eh, osservati, magari indirettamente, o anche direttamente di recente, eh, e quindi in un certo senso sono una delle, delle prove. E, quindi ehm, Forse quando Einstein ha elaborato la sua teoria all'inizio del Novecento, ehm, ovviamente non c'erano tutte le prove che sono venute poi a posteriori, no? E mh, per questo io mi volevo un attimo ricollegare, nel senso, eh, Einstein ha, ehm, gli hanno dato il Nobel nel eh, 1920, qualcosa, se non sbaglio. No, nel 21. 21 okay, giusto, sì. per, però, per l'effetto fotoelettrico, in realtà, se non sì. sbaglio, cioè non sì. per uh, la relatività generale. Sì. Se Einstein fosse ancora vivo oggi, secondo te, eh, glielo dovrebbe invece per la relatività generale, oppure comunque eh, le conseguenze che vogliamo della relatività ristretta in realtà sono comunque più, ehm, più importanti, se vogliamo, a livello di, 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 di fisica, proprio ma penso che avrebbe, avrebbe avuto e avrebbe forse dovuto avere ancora quando era vivo, perché c'è stato molto tempo, avrebbe dovuto avere un Nobel per la relatività. Mm complessivamente, cioè per, per la teoria della relatività complessivamente, perché tra l'altro la, la teoria della relatività noi la dividiamo sempre in due pezzi, speciale e generale, però poi di fatto, di fatto è una, cioè la generale è, è il completamento della dell'idea della, dell di partenza no? da, uh -huh. la, da cui inizia Einstein, che è quello di scrivere, di scrivere le leggi della fisica in maniera che sia indipendente dal, dall'osservatore. Quindi sicuramente è veramente un po' strano, appunto, che non abbia avuto un premio Nobel per la teoria della relatività. Detto questo, comunque, ha avuto un premio Nobel per l'effetto fotoelettrico, anche se poi in realtà le motivazioni del premio erano per i contributi alla fisica teorica uh -huh. e, in particolare, per l'effetto fotoelettrico. Non era fatta menzione della relatività, proprio volontariamente, cioè era, era stata, anzi, è stato proprio chiarito che. Non teneva quel premio Nobel non teneva conto della teoria della relatività, mm -hmm. è un premio Nobel meno la relatività, <ride> è, un Nobel, sì, un no, è un premio Nobel dato senza la relatività, mm -hmm. forse se era proprio la è vero, esplicitare: è mm -hmm. mm. certo, chissà come se andava, magari se viveva di più, scoprivano prima qualcosa che confermava meglio. <ride> Beh, di fatto quando Einstein è morto nel 54, insomma, le... non c'erano tutte le prove che abbiamo oggi, però insomma credo che, che, che ci fossero sufficienti prove da, da ritenere, cioè non penso che nel 54 qualcuno avesse dei dubbi sul fatto che la relatività complessivamente non fosse una descrizione corretta delle, delle cose. Uh -huh. Certo, cioè, oggi... Eh, le, le prove sono talmente tante che non ci sarebbero assolutamente dubbi sul fatto che, che... che avrebbe meritato il Nobel. Certo, quindi quando si legge spesso sui social che è solo una teoria, come si dice anche per l'evoluzione, in realtà è... Mm. Sì, è, quello è... sì, quello purtroppo è... mm. discende da un uso improprio del termine teoria che si fa fuori dal fuori da, dal contesto giusto e poi insomma io ho provato spesso a, a spiegare che, che teoria in realtà non è però mi sono sentito rispondere anche da, da gente che dovrebbe saperne di più che in realtà no vabbè ma è un termine colloquiale che sì, sì però poi poi i danni che fanno spesso i termini colloquiali usati in maniera impropria è che appunto uno può dire ah ma è solo una teoria e lo dicono per, per l'evoluzione lo dicono per il Big Bang è solo una teoria ma insomma bisognerebbe che tutti avessero chiaro l'idea che teoria eh, significa esattamente il contrario di quello che spesso si pensa, cioè teoria è, eh, è probabilmente il massimo gradino della conoscenza scientifica. Quando arrivi allo status di teoria, significa che, che hai passato tanti di quei, di quei test, che poi, ovviamente, vabbè, lì il discorso sarebbe un po' più complicato. Se, se andiamo a parlare di questo, non so, andiamo un po' fuori strada. Comunque, insomma, nel caso della teoria della relatività, è, è sicuramente una teoria talmente sottoposto a talmente tanti test che è, mm -hmm. che è difficile capire come alcuni pensano pe co possano pensare che sia che sia solo una teoria in quel senso l'insù certo. sì sì e, però io mh, volevo fare forse mh, un po' il basta in contrario ovviamente solo come provocazione in senso il, mm -hmm. mh, ci sono comunque delle, delle ipotesi scientifiche che prevedono che la relatività in qualche modo fallisca in, uh -huh. in alcuni ambiti. No? e Mi riferisco in particolare alla, uh, alla questione della materia oscura, che, sì. uh, che come sappiamo è una, una massa in più nell'universo che dobbiamo postulare perché uh, essenzialmente se no non riusciamo a descrivere le, le cose che osserviamo. No? Uh -huh. e, um, una delle ipotesi che spesso riemergono, insomma un po' anche in base ai, ai periodi storici, alle... Eh, alle, ai dati che abbiamo in quei momenti, eccetera, è quella della, eh, della gravità modificata, eh, cosiddetta, che eh, prevede che nel momento in cui abbiamo ehm, un campo molto di gravità intenso funziona la re relatività generale, come la conosciamo. Quando stiamo in campi eh, gravitazionali un po' più deboli, quindi ad esempio il modo dei pianeti, funziona la, eh, la gravità di Newton, mentre se stiamo in, su scale più grandi, la. Eh, la relatività potrebbe non funzionare, dovremmo cambiarla in un certo senso, no? E, ecco, te che ne pensi ecco, di, questi, di queste cose? In senso, se te c'è del fondamento poi in, in questa possibilità che vada modificata, rivista in un certo senso la relatività oppure no? No, ma la relatività è, è sicuramente come qualunque altra teoria scientifica, è sicuramente qualcosa che può essere migliorata. Cioè, quando noi diciamo mm. che una teoria è... Descrizione valida o che abbiamo o che ha superato dei, dei test sperimentali, eccetera. Non, non, non stiamo dicendo che la teoria definitiva è perfetta, non esiste niente del genere nella scienza. Certo. Eh, esistono delle, delle teorie sempre migliori o dei modelli sempre migli migliori, ehm, che possono avvicinarsi tantissimo a essere accuratissimi e avvicinarsi tantissimo a una descrizione. Ehm, Diciamo quasi, quasi perfetta della realtà, ma non sono mai completamente perfetti. Non c'è niente di completamente perfetto. Quindi, sicuramente, la, la teoria della relatività, nei domini di validità in cui è stata messa alla prova, in cui è stata testata, fino ad ora ha sempre funzionato benissimo. Mm -hmm. e sappiamo già che sicuramente ci sono dei, dei, degli ambiti in cui eh, andrà modificata. Perché, se pensiamo, per esempio, alla. Alla, a, a tutti i regimi che si cerca di, di descrivere con, con le teorie di gravità quantistica quella è, è un superamento della, della relatività no? è un superamento che, che va nella direzione di incorporare degli effetti quantistici che ancora non riusciamo a, del tutto a, a, a incorporare nella, nella relatività quindi che, che la relatività generale a un certo punto andrà superata e, 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 e sostituita da una teoria ancora migliore? Non c'è dubbio. Okay. E, mh, ripeto, così come non abbiamo buttato nel secchio la teoria di Newton quando Einstein ha fatto la teoria della relatività generale, noi continuiamo mm -hmm. a usare la teoria di Newton, si insegna al, all'università, in fisi fisica generale 1 che insegna la teoria di Newton, non si insegna la, la teoria di Einstein, perché? Perché certo. è ancora validissima così come la meccanica classica è ancora validissima a velocità più piccole molto più piccole della velocità della luce come quelle della vita quotidiana e anche la teoria di Newton è validissima nei, 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 quando il campo gravitazionale non è troppo intenso quindi va ancora bene, non l'abbiamo buttata via perché? Perché la teoria della relatività la migliora, ma non la, non la cancella del tutto. Quindi, succederà lo stesso, prima o poi, succederà lo stesso con la teoria della relatività generale. Chiaramente mm -hmm. alcune delle cose aperte, come, come ricordavi, la, che ne so, il problema della materia oscura in teoria potrebbe essere un indizio del fatto che è la relatività che non funziona bene, mm, non, è, non è così ovvio che sia, che sia questa la soluzione, diciamo, è stato proposto, ma non funziona del tutto. Quindi, insomma. Non ancora non c'è una risposta definitiva, però potrebbe essere. Così come l'energia oscura è un'altra cosa che è stata. Sono stati, del, sono stati tentati appunto degli approcci di gravità modificata anche per spiegare l'energia oscura e così via. Ogni frase che dici mi verrebbe in mente una domanda da farti, <ride> devo scegliere poi. E, <ride> Non approfitto che Emanuele ha eh, scritto un commento in cui dice che per, me, per lui le onde gravitazionali sono la cosa più rivoluzionaria e spettacolare, come tra le conseguenze, insomma, della re relatività, per leggerti in realtà una domanda che eh, ci manda eh, uno dei miei tippers, Marco, che eh, riguarda proprio questo tuo ultimo libro, e, e dice... Nel suo ultimo libro, In seguendo il raggio di luce, ha dato spazio ad argomenti come i buchi neri e le onde gravitazionali. Secondo lei, lo studio delle onde gravitazionali possono davvero fare la rivoluzione nella comprensione della fisica che governa il nostro universo? Se sì, in quale modo? Beh, allora, in quale modo è difficile dirlo perché spesso... Quando trovi un nuovo modo di osservare le cose ti arriva una sorpresa e non, non ci avevi pensato e quindi in realtà eh, è possibile che, che ci verranno delle, del, delle sorprese anche da quello, anzi lo speriamo fortemente. Ehm, però sicuramente le onde gravitazionali ti permettono di investigare delle, delle situazioni che non puoi investigare in altri modi, come per esempio quello che succede con i buchi neri, quando c'è il merging dei buchi neri o quando... Eh, o speriamo eh, in futuro quando ci saranno rivelatori di onde gravitazionali sempre più sensibili, quello che succede vicino al Big Bang, eh, che appunto sono son tutte situazioni che non potresti os, eh, osservare in altro modo. No? Pensiamo per esempio a quello che succede subito dopo il Big Bang. Il Big Bang quando, quando l'universo inizia la, la sua espansione, come dicevamo prima, è, è, è talmente caldo che... Mh, eh, che non riesci eh, con le osservazioni elettromagnetiche, non riesci ad andare oltre una certa, uh -huh. eh, una certa profondità, perché a un certo punto incontri questo muro di fuoco, no? Incontri appunto quello che dicevamo prima: la radiazione cosmica di fondo, che, che è la cosa che ho studiato per, per un sacco di tempo. La radiazione cosmica di fondo è sostanzialmente un segnale che parte quando l'universo ha circa 400.000 anni, 380.000 anni per la, preci per la precisione, uh -huh. e, e però è anche la cosa più antica che puoi osservare, cioè non puoi guardare oltre, cioè non puoi guardare direttamente quello che succede prima di 400.000 anni o prima di 180.000 anni perché l'universo non è trasparente alla radiazione elettromagnetica quindi non ti, non ti arriva niente da lì in termini di radiazione elettromagnetica quindi quello che c'è prima in qualche modo devi estrapolarlo no? le onde gravitazionali invece ti permettono di, di guardare ancora prima ti, ti permettono di guardare proprio le frazioni di secondo successive al Big Bang perché le onde gravitazionali passano anche attraverso dove, dove la radiazione elettromagnetica verrebbe assorbita. Le, le onde gravitazionali passano, quindi se c'è un fondo di onde gravitazionali residuo dal Big Bang, uh -huh. eh, puoi, puoi capire, puoi capire delle, delle cose che non potresti capire in un altro modo. Anche se questa insomma, è ancora una cosa di là da venire, eh, non, non la faremo nei nell'immediato, però è una delle cose. O l'altra cosa, appunto, quello che succede sul bordo di un buco nero, sull'orizzonte di un buco nero, no? che è dove uh -huh. cominciano a essere importanti gli effetti quantistici. E quindi, come diciamo prima, se vuoi capire la gravità quantistica, probabilmente quella è un'altra regione che devi investigare. Certo, ci saranno parecchie cose, insomma, a venire con le onde gravitazionali. Ah, mi ricollego un attimo, in realtà, a quello di cui parlavi prima, sia del fatto della la gravità di Newton e la gravità di Einstein, no? Mm -hmm. eh, ho visto anche recentemente, ha pubblicato tra l'altro un video, tra l'altro per chi non lo sapesse, ma probabilmente già lo sanno tutti quelli che ci stanno osservando, eh, le, eh, Amedeo ha un bellissimo canale YouTube in cui fa video di astrofisica eh, in generale, insomma, che vi consiglio di andare a seguire, lo trovate come Amedeo Balbi, e ha fatto un video proprio che, in cui c'era scritto sulla copertina eh, la, la gravità è una forza, quindi immagino, ehm, non, non l'ho visto in realtà, non sono riuscito a vederlo ancora, però immagino che, che parlassi proprio della, del fatto che ehm, l'interpretazione di, di Einstein e quella di Newton sono due interpretazioni proprio diverse di, mm -hmm. di che cos'è la, la, la forza di gravità. Ecco, ci puoi spiegare un attimo questo? Sì, eh, è, parla di quello e, e, e appunto mh, per Newton la gravità è una, era una forza. Mm -hmm. e, una forza di attrazione tra le masse, quindi ogni volta che c'è della massa, eh, qualunque altra massa viene a, subisce questa attrazione. In realtà è un'attrazione reciproca, quindi entrambe le masse si attraggono a vicenda. Sì, certo. e, e Newton stesso era un po' non, insomma, non dico disturbato, ma era un po' così. Eh, in difficoltà, forse nel, nel dare una spiegazione al a perché dovesse esistere una forza a distanza tra le masse, no? C'è un famoso passo dei principi, dove, dove, dove appunto dice non, non faccio ipotesi su perché ci sia questa forza di detrazione. L'importante è che descrive bene quello che succede in natura e quello ci basta. ok? Che è, una, che è un, un ottimo approccio, direi, però mh, la mh, la spiegazione di Einstein invece è diversa, cioè Einstein dice che non c'è non, non una forza in realtà tra, tra, tra le masse, in realtà quello che succede è che se la massa, una massa, una particella è lasciata libera di muoversi e non ci sono altre forze in gioco, eh, quello che fa è semplicemente procedere per inerzia e, e però procede in, in, per inerzia in uno spazio-tempo curvo quindi non procede eh, lungo le traiettorie che seguirebbe se non ci fossero altre masse quindi se non ci fosse la gravità ma segue delle traiettorie influenzate dal fatto che lo spazio-tempo è curvo e in particolare e questa è la cosa che spiego nel video il fatto che nei dintorni della terra noi sentiamo questa Forza, che, come abbiamo detto, insomma, non è veramente una forza, eh, è dovuto al fatto che c'è la curvatura dello spazio-tempo, ma in particolare la curvatura del tempo, cioè la cosa che domina, la cosa che è più importante è il fatto che il tempo non scorre eh, in maniera eh, nello stesso modo a, 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 a distanze diverse da, da, dalla Terra, quindi sul sulla superficie terrestre il tempo scorre più lentamente rispetto a una quota più alta, e questa, questa differenza nello scorrere del tempo, in realtà, è la ragione per cui noi avvertiamo una forza. In effetti, cioè, personalmente, questa del, dello scorrere del tempo forse è una delle cose che mi risultano più ostiche eh, da mm -hmm. digerire no, della mm -hmm. relatività. E mh, non so, mh, forse è una cosa un po' comune nel senso che è il. La cosa si scontra forse di più con la, con la nostra intuizione. No? Il fatto che il tempo non sia lineare, nel senso mm -hmm. che è sempre uguale a se stesso, cioè scorre sempre allo stesso modo, ma a seconda appunto della, della massa eh, può cambiare. E, mh, ci, ci puoi dire perché eh, succede questo, nel senso, perché il, il tempo si, si dilata, sto più vicino alla massa, appunto, oppure. Beh, ehm, questa è una di quelle domande di fronte al, a, alle quali uno si ferma e dice: Vabbè, la, la, la natura è fatta così. Cioè, la, 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 la natura delle cose è che la massa provoca una, una curvatura nello spazio-tempo. Diciamo, e non c'è un, un motivo più fondamentale di questo, almeno attualmente nel. nel nel modo in cui eh, almeno capiamo le cose adesso, nel modo in cui descriviamo le cose, prendiamo questo fatto come un fatto. In, in qualche misura lo prendiamo come, così come Newton prendeva per buono il fatto che ci fosse una forza e diceva: Vabbè, non lo so perché c'è questa forza, ma uh -huh. l'importante è che riusciamo a descrivere bene i fenomeni. No? Dopo Einstein è cambiata la il tipo di spiegazione, non c'è più la forza, uh -huh. c'è la curvatura dello spazio-tempo, in un certo senso però pure questo uno potrebbe chiedere, infatti mi viene chiesto spesso sì, ma perché la massa curva lo spazio-tempo? Uh -huh. E non c'è una ragione più fondamentale, cioè è, è così, accade questo, solo che questa descrizione in termini di curvatura dello spazio-tempo è una descrizione migliore rispetto a quella della forza che dava uh -huh. Newton ed e ci permette di capire meglio come stanno le cose e di descrivere meglio altri fenomeni cioè non potresti descrivere altrettanto bene come, cioè, i buchi neri per esempio se, se usassi il, la forza newtoniana certo quindi qui non, ba non basta far vedere che se metti la, la massa sopra il telo quello si invita. no, <ride> infatti aspetta questi sono due, due ordini diversi di spiegazione cioè la spiegazione è perché avviene la curvatura cioè mm -hmm. perché la massa e l'energia dovrebbero avere questa proprietà di curvare lo spazio-tempo è così, ok. Dopodiché, però, la, il tipo di, di effetto che hai effettivamente puoi spiegarlo. E si capisce, si può capire che è legato alla curvatura del tempo. No, non basta l'esempio del telo, perché l'esempio del telo in un certo modo è fuorviante. Infatti, la cosa che dicevo nel video è che anche io uso sempre l'esempio del telo, eh, cioè lo usano tutti e, e può andare bene. È un esempio che visivamente è molto utile, però chiaramente quello che, che la gente spesso gli chiede giustamente è eh. sì ma il telo si curva perché io metto, la, metto una pallina so, metto una palla pesante sopra il telo il telo si curva ma si curva perché la pallina è attratta dalla gravità che c'è sotto quindi è la, è la gravità della terra che fa curvare il telo e, e quindi in un certo senso sembra un po' la spiegazione circolare certo. e, però vabbè è utile dal punto di vista didattico a volte però il fatto è che la la, la, la forza che noi avvertiamo qui sulla superficie terrestre non è tanto legata alla curvatura dello spazio, quindi si capisce poco con la, con la curvatura del telo, ma è legato proprio al diverso scorrere del tempo. Mm -hmm. Cioè il fatto che se io lascio una mela e la faccio partire da ferma e lascio la mela e la mela cade, è dovuto al fatto che il tempo scorre diversamente. Certo. Cioè, scorre diversamente qui rispetto al pavimento. Quindi la, la mela tende ad andare dove il tempo scorre più lentamente. Mm -hmm, mm -hmm. Certo. È ancora più controintuitivo contr di prima. <ride> sì, Però, certo. no, allora si, si capisce, se poi guardi il video, si credo si capisca bene quei diagrammi spazio-temporali. Certo. Però adesso sarebbe complicato spiegarlo qui, bisognerebbe fare degli esempi. Ma insomma, quello che avviene è che se c'hai... Se c'è un foglio di, di, di carta piatto, per esempio, uh -huh. tipo, tipo questo, e, no, forse ce ne vorrebbe uno a quadretti per essere più, per, per essere più precisi, però vabbè, se c'è un foglio di carta piatto uh -huh. eh, che descrive diciamo, lo spazio-tempo newtoniano, le, le linee dritte in questo spazio-tempo newtoniano, cioè le, le geodetiche, sono delle, delle linee rette, uh -huh. ma quando c'hai una... una quando sei nei pressi del campo gravitazionale, cioè nei pressi della superficie terrestre, in realtà il, il, il foglio non è più un foglio di carta. Ma il, il tipo di curvatura è quella di, che somiglia a un cono, quindi praticamente diventa un cono, uh -huh. eh, questo, perché praticamente le, le linee che descrivono eh, il, il, eh, il, il tempo si, si rimpiccioliscono andando verso un altro, cioè qua l'intervallo temporale è più piccolo che qua. No? perché uh -huh. Di latazione temporale quindi se adesso tu su un cono eh, metti prendi il cono poi e lo, ri, lo riapri e lo rimetti di nuovo su un foglio di carta in modo che la geodetica resti comunque una linea retta mm -hmm. ti accorgi se fai bisognerebbe disegnare delle griglie sul foglio di carta mm -hmm. ti accorgi che, che che non riesci che un oggetto non riesce a stare se lo lasci fermo non riesce a stare fermo nella stessa posizione dello spazio mm -hmm. ma la geodetica attraversa le linee dello spazio-tempo, cioè quindi non riesce ad andare eh, parallelamente allo spazio, ma diventa una, una curva che, che la porta a, ad avvicinarsi alla, alla superficie terrestre. Okay. Geodetica sarebbe la, il percorso della luce, sostanzialmente nella... sì. La geodetica sarebbe semplicemente il percorso più breve tra due punti. Su un foglio di carta, il percorso più breve è. Fai due, disegni due punti qua, il percorso più breve è un segmento, cioè lo, mm -hmm. lo unisci con una... È, è un segmento, ma se, se hai un, una sfera, per esempio, adesso dovrei prendere, vabbè, la, la sfera che sta lì, ma lo sappiamo tutti, no? Se hai una sfera, il percorso più breve tra, tra due punti, ovviamente non è più una retta, cioè non è la retta sul piano, è una linea dritta sulla sfera che però non è una linea, non, non è una linea dritta se quella è una cosa che ho messo su un piano non è più una linea è un arco di cerchio è un arco di cerchio massimo quindi sì. la geodetica in uno spazio curvo in uno spazio-tempo curvo non è più una retta ma è una curva diversa mm -hmm. certo, certo e, lo senti, visto che hai preso il pezzo di carta mi è venuta in mente la scena quella di, di Interstellar in cui sì. ci sta lui, che spiega come funziona il wormhole di fatto, no? Sì. Di carta. E allora eh, ti volevo chiedere, giusto spostiamoci un attimo sulla, sulla parte un po' più fantascientifica, e, questi wormhol no, che sì. vengono spesso utilizzati come artificio narrativo in un certo senso hanno un loro senso scientifico? Eh, ci potrebbero essere davvero oppure eh, non si sa. Beh, allora, hanno un senso scientifico nel senso che sono sicuramente soluzioni consentite dalla relatività generale, quindi puoi fare, eh. puoi, puoi fare la matematica eh, giusta, trovare delle soluzioni e quindi da quel punto di vista è una cosa che, che è comunque consentita dalla, dalla, dalla relatività generale e quindi ha, una su, ha un suo rigore scientifico. Uh -huh. è un, il discorso diverso è se una cosa del genere possa essere effettivamente realizzata in natura e per il momento non conosciamo un meccanismo che possa realizzare una cosa del genere quindi è eh, lo stesso Kip Thorn, che è stato uno dei di, di, dei cioè uno di, di, di colo tra coloro che ha rilanciato un po' l'idea dei wormhole, l'ha anche mm -hmm. modernizzata, ha anche trovato delle soluzioni migliori eccetera ma lui stesso è molto scettico sul fatto che possano esistere perché per creare un wormhole stabile bisognerebbe avere delle condizioni di energia esotiche come dicono i fisici, fisici teorici o comunque insomma insolite, strane che non... perché sono troppo alte no perché dovresti avere una forma di energia negativa o qualcosa mm. di simile all'energia all oscura però e, e questa cosa dovrebbe servirebbe a stabilizzare fondamentalmente l'imboccatura de, del wormhole mm. ma il problema del wormhole tra l'altro i problemi del warmol, eh, per come la detto io, sono due. Uno è che devi avere queste due imboccature eh, stabili, appunto, e Torna ha dimostrato che con la materia ordinaria e l'energia ordinaria il warmol non è mai stabile, cioè mm -hmm. si crea un'imboccatura, l'imboccatura si richiude in una frazione di secondo, quindi non, non è attraversabile. Per creare un warmol attraversabile, che è quello che si usa nella fantascienza, c'è bisogno di questa condizione energetica strana che viola una serie di condizioni che ci sembrano insomma ovvie mm -hmm. e è ipoteticamente possibile ma insomma non è, non è una cosa che sapremmo come fare o come realizzare ma l'altro problema che vedo io è che, che questa cosa appunto del wormhole che uno fa sempre l'esempio del foglio di carta che è curvo no okay. e quindi dice se io adesso qua faccio un buco questa è, è un'imboccatura del wormhole e quindi invece di fare il giro qui eh buco il foglio di carta e attraverso e passo qui dentro in questa regione e qui riesco dall'altra parte quindi non devo fare il giro che okay. però la domanda che, fa, che, che uno si potrebbe fare che secondo me è legittima è sì ma chi mette l'universo in questo stato perché tu puoi anche aprire eh, il buco per, però l'universo deve essere curvo in questo modo cioè per, perché mm -hmm. dovrei avere una curvatura che mi porta no? e, e soprattutto se voglio usarlo come mezzo di trasporto devo eh, non posso prendere due punti arbitrari nell'universo e, di e dire vabbè, io voglio andare da qua a qua, adesso mi apro un wormhole all. perché per andare da qua a qua dovrebbe prima essere curvato lo spazio in questo modo, e questa, certo. è, secondo me, è ancora più difficile perché come fai a fare questa roba qui? Certo, dovrebbe essere quindi... molto curvato, oltre che curva. Insomma. Sì, esatto. No, vabbè, ma, ma infatti, eh, francamente, è una, è una cosa che insomma ha un valore nella fantascienza, ma nella realtà è abbastanza impraticabile. Certo, certo. E, um, uh, poi ti voglio fare una domanda anche sulla, uh, sulla forma dell'universo, però prima, prima rimaniamo un attimo in un ambito, se vogliamo, fantascientifico, c'è una domanda di uh, Giuseppe Imbrogno che dice anche quella dei multiversi è una teoria mm, che è legata um... anche in ambito fantascientifico, dico perché viene usata molto in ambito fantascientifico, però... Universariamente, no, quella della qualcosa. no, quella, dei multi, del, quella del multiverso. Non la definirei una teoria. In realtà non è mai sì. stata definita come una teoria, in, almeno da, dagli scienziati in genere è, è, si sì. trova definita teoria del multiverso, ma ne, negli articoli scien, negli articoli divulgativi in maniera impropria, mm. ma non è, non è una teoria. In realtà, il multiverso è, è una roba che viene fuori come è una previsione di alcuni modelli non è neanche appunto non è una teoria, è una, è una conseguenza di alcuni modelli eh, modelli che a loro volta non sono ancora così assodati da poter essere dati per sicuri uh -huh. eh, però se appunto se uno prende tutte le conseguenze di, di, di questi modelli tra alcune delle conseguenze sono che dovrebbero, potrebbero esserci multiversi. potrebbero okay. esserci multiversi. sì quindi c'è ancora speranza per la Marvel di fare altri, altri film di supereroi. E... Devo dire che, che come, come spettatore, a me l'idea del multiverso non mi è mai piaciuta particolarmente. Su questo si potrebbe aprire una discussione. Però, insomma, eh, mi sembra una cosa un po' un espediente in generale, un espediente. Un po' facile, che può essere usato bene in alcuni casi, ma nella maggior parte dei casi in realtà porta, secondo me, a un disinteresse. Però devo, allora devo dire: non, non spoilerate, non dite niente, perché io non ho ancora visto spoiler. No, Anch'io, quindi non <ride> bazzardate a dire nulla. Arriva il ban istantaneo. Perché? Però, diciamo detto, detto in generale, è una cosa che secondo me eh, rimuove un po' di. Di... Non so se, avete... se tu hai visto per esempio What If, no? la serie che mm -hmm. c'è su... Io per esempio quella non, non mi è piaciuta particolarmente. Cioè trovo che quando... che se fai... Mh, eh, che se immagini che ci siano altri universi in cui può accadere di tutto fondamentalmente, mm -hmm. non... perché dovrebbe interessarti quello che succede certo. in questo universo? No? Cioè se, se... che ne so... Mh, L'eroe X che non nomineremo è morto in questo, in questo universo, però è vivo in tutti gli altri multiversi. Certo, non eh, mi interessa più. Non mi interessa più che è morto. No? Cioè, certo. Soprattutto posso andare a recuperarlo in qualche timeline e portarlo qui. Insomma. Certo, questa è una delle cose belle delle storie: anche che ci siano, in un certo senso, delle, delle regole interne, se vogliamo, no? che. Eh, sì, esatto, cioè eh, bisogna eh. usarlo con, le, con delle regole buone. Non ho ancora capito se la Marvel lo sta. Diciamo che è molto rischioso, come, come... però magari ci fidiamo che la Marvel lo userà bene, dai. Mm -hmm. Io penso lo utilizzi, poi magari <ride> non avremo il discorso lo vedi solo come moltiplicatore di numero di film che può fare, però, <ride> eh sì, eh, questo è un po' il rischio che vedo io. Infatti, è eh, per questo che non mi fa impazzire. come <ride> però, vedremo. Allora, eh, Radio Sonos ci chiede. Tra l'altro una cosa ti volevo chiedere anche io, visto che siamo prossimi al, uh, al lancio del James Webb, no? e, um, chiede, eh, Web fino a che punto può vedere il Big Bang, ossia più uh, avvicinarsi il più possibile al Big Bang? E, e io allargo la domanda, in, in che modo secondo te potrà aiutarci a uh, forse verificare ulteriormente la relatività generale o comunque a indagare alcune cose che riguardano la relatività generale? Mm. Allora, in termini di, di profondità di osservazione, può arrivare intorno a 13,5 miliardi di anni da oggi, quindi 13,5 miliardi di anni fa. L'universo ha 13,8 miliardi di anni, quindi diciamo la stima è che dovrebbe riuscire a vedere. Eh, le prime galassie, eh, uh -huh. le prime stelle, le prime galassie, quindi diciamo in un periodo che va dai 100 ai 250 milioni di anni dopo, dopo, dopo l'inizio di, di tutto quanto, eh, quindi molto, veramente molto in profondità. Fondamentalmente l'idea è che c'è questa fase iniziale in cui riesci a vedere la reazione cosmica di fondo, cioè, fino a mila, cioè intorno a 400 mila anni vedi questo residuo primordiale, poi dopo c'è una fase in cui l'universo è buio, non c'è niente che metta luce, perché non si sono ancora formate le stelle. Uh -huh. C'è l'idrogeno che sta facendo le sue cose nell'oscurità e piano piano formerà, formerà le prime stelle, però le prime stelle e le prime galassie si accendono un centinaio di milioni di anni dopo il Big Bang, si pensa. E quindi c'è questa epoca oscura che non si vede con i telescopi uh -huh. ancora... Cioè, si ci sono modi per vederla indirettamente, o comunque c'è modo di vedere questo gas, questo idrogeno che c'è eh, nell'universo, eh, però appunto non ci sono oggetti che emettono luce. Invece okay. eh, web dovrebbe riuscire a vedere i primi oggetti che emettono luce, quindi le prime, le prime galassie, le prime stelle, mm -hmm. e se ci aiuterà nella, eh, dal punto di vista della comprensione della relatività generale. Eh, è una domanda a cui è un po' complicato dare risposta, forse potrà farlo in maniera indiretta perché una delle cose che fa è, le, è studiare l'evoluzione di queste prime galassie, uh -huh. quindi se, se nello studio dell'evoluzione ci fossero delle, delle cose che, che, potre, insomma, che danno indizi sull'evoluzione complessiva dell'universo oppure su quanto la materia si aggrega velocemente, eccetera, e quindi la dipendenza per esempio dalla materia oscura e dell'energia oscura. Allora, potrebbe darci qualche indizio, però, diciamo, non è un, un, una cosa che vedo come un, uno degli scopi principali del web o come certo. un'indagine diretta, insomma, certo, certo. E, mi aggancio tra l'altro, se, sempre a questa domanda riguardava un po' anche il Big Bang, no? e, mi aggancio a un'altra domanda che arriva sempre da un, uno dei miei tippers, sempre Marco, che, eh, che chiede. E lei nel libro La musica del Big Bang ha trattato ampiamente l'argomento relativo alla radiazione cosmica di fondo. Con l'evolversi esponenziale della tecnologia in ambito informatico ed astrofisico, secondo lei, riusciremo un giorno a guardare il momento in cui il nostro universo è nato? Quindi immagino dal punto di vista di, di modellistica, del, 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 eh, dal punto di vista <ride> informatico anche, insomma. Beh, dal punto di vista dei modelli in qualche misura lo facciamo già, il problema è che c'è una fase che, che, dove la fisica che conosciamo si ferma perché è quella avvicinandosi a, al tempo di Planck, cioè a questa, mm -hmm. um, questi istanti iniziali proprio del, dell'universo, non abbiamo la fisica giusta per descriverli, quindi da, lì ci fermiamo, però in realtà l'altra cosa è che dal punto di vista osservativo ci fermiamo ancora, ancora prima cioè ancora più vicino a noi perché non riusciamo a guardare a quelle scale né con gli acceleratori di particelle né con le osservazioni astrofisiche. Mm -hmm. Quindi lì ci, lì ci si scontra un po' con dei limiti mh, fondamentali, cioè non tanto con dei limiti tecnologici ma con dei limiti fondamentali, cioè come dicevo prima la radiazione elettromagnetica non può proprio arrivare da prima della, della radiazione cosmica di fondo, mm -hmm. non c'è modo proprio di osservare oltre. Quindi, o, o osservi qualcos'altro, per esempio un fondo di neutrini o, o le onde gravitazionali, come dicevamo prima, oppure sei un po' bloccato da questo punto di uh -huh. vista. Però, pure arrivando con le onde gravitazionali, comunque riesci ad arrivare un po', un po dopo l'istante iniziale, ammesso che ci sia stato l'istante iniziale. Quindi certo. questa, per esempio, è una cosa di cui parlo nel libro precedente, che era l'ultimo orizzonte, che, che è un po' tutta una, anche una disamina dei limiti con cui ci dobbiamo scontrare quando facciamo queste cose, perché. Cioè, il, il Big Bang è un po' un'estrapolazione un mm -hmm. eh, che, che però ci spinge sempre di più in un confine, in, una, in, una, in un territorio di, di, su cui ancora non abbiamo gli strumenti mm -hmm. per, per certo, ehm... ma perché in effetti mh, sia per il Big Bang ricordo che parlavi di questo pure proprio in quel libro che citavi, eh, ma anche in realtà per i buchi neri, no? C'è questo, cioè questo concetto di singolarità, che mm -hmm. è un, um, si dice il, il buco nero è quando tutta la massa è concentrata in un punto, essenzialmente, no? Mm -hmm. io, ecco, io sono un, un rude planetologo, quindi queste cose mi, <ride> mi, mi puzzano un po' troppo di matematica, tra virgolette, mm -hmm. in senso, eh, per me eh, la massa comunque non la puoi concentrare in un punto, no? Mm -hmm. Mi sembra... Mm, Contrario alla fisica, proprio delle, delle mm. cose. E, secondo te, in senso, questa cosa è così o, o perché il problema è che io sono un rude planetologo e, e, e non apprezzo abbastanza la matematica? Beh, ehm, in verità non lo sa nessuno se è possibile, nel senso che, che se prendi alla lettera la relatività generale. Dentro, dentro un buco nero dovrebbe esserci effettivamente una singolarità però come dicevamo prima la relatività generale è probabilmente a quelle in cui il regime è incompleta o comunque va modificata quindi probabilmente c'è modo di immaginare situazioni in cui eviti quella singolarità quindi la risposta ripeto è che non lo sappiamo non sappiamo né se c'è una singolarità dentro i buchi neri non sappiamo se c'è stata una singolarità all'inizio dell'universo Diciamo che il fatto che ci siano singolarità in genere è abbastanza. un, un, un campanello d'allarme, insomma. un mm -hmm. in modo che, in cui probabilmente la, la, la natura ti sta dicendo: non hai gli strumenti giusti per capire quello che succede, cioè non hai ancora capito bene come funziona la fisica. Perché probabilmente in natura singolarità non dovrebbero esistere, però non lo sappiamo, insomma. Certo, sempre cose che restano da indagare sfruttando anche la quantistica, insomma, non solo sì, la, sì. la relatività. Sì. E Annalisa ci chiede: Pare l'universo sia definito e non infinito. In considerazione di questo, vi è un posto fisico identificabile come il punto in cui è avvenuto il, il Big Bang? Mm. Allora, sì, l'universo osservabile è finito: non è infinito. Non sappiamo se l'universo è infinito o finito, però, questo non lo possiamo mm. sapere perché, appunto, la regione che riusciamo a osservare è finita e non riusciamo a guardare oltre però certo. potrebbe anche essere infinito. Eh, in ogni caso, quale, qual, qualunque delle due cose sia vera, sia che sia finito sia che sia infinito, il Big Bang non è comunque avvenuto in un punto. cioè Questa è una, cosa, è una delle cose che, su cui spesso si fa confusione, è un po' difficile da visualizzare, ma il Big Bang non è avvenuto in un punto, il Big Bang è avvenuto in tutto lo spazio, cioè tutto, tutto l'universo. Eh, qualunque punto dello spazio dell'universo attuale, in passato, è stato. Intanto, è stato mh, eh, sempre più vicino a qualunque altro punto dello spazio, mm -hmm. ma è soprattutto è stato sempre più denso e sempre più caldo. Naturalmente, se tu immagini un universo, un universo infinito, anche se le distanze tra tutti i punti vanno a zero, l'universo continua a restare infinito, no? Mm -hmm. Anche. anche anche man mano che la distanza tra i punti si avvicina a zero. Certo. Ma diciamo, però, indipendentemente da questo, indipendentemente dal fatto se sia finito o infinito, la... il Big Bang non è un punto. Mm -hmm. Certo. E allora vedo che state facendo qualche domanda sul James Webb. Vi ricordo che l'ultima live che ho fatto la settimana scorsa era proprio con il capo della missione James Webb. Quindi, mm -hmm. per cose più tecniche che riguardano quel telescopio, magari potete riguardare quella, se voi la trovate sul canale. E, eh, a me dai, io ti volevo chiedere: c'è cioè, eh, una parte de del libro che riguarda la, mh, la forma dell'universo, mm -hmm. In cioè, intanto, che, che vuol dire la forma dell'universo? L'universo è eh, tutto ciò che ci circonda anche senza una forma. E, mm -hmm. e poi ti volevo chiedere cosa c'entra con la re relatività generale, questa, questo discorso de della forma dell'universo, appunto. Beh, c'entra perché la forma dell'universo è in qualche modo la, la curvatura globale di, mm -hmm. di, di tutto lo spazio, se vogliamo. E quindi la, la relatività generale ci ha dato questa idea che, che lo spazio si curva, eh, o meglio, lo spazio-tempo si curva. Eh. Eh, ma qui in questo caso particolare stiamo parlando della curvatura dello spazio eh, a tempi fissati. No? Quindi, è come se avessimo questo, questa successione di tempi dal Big Bang a oggi, e istante per istante puoi definire qual è la curvatura complessiva dello spazio. E mh, la curvatura complessiva dello spazio, cioè di tutto lo spazio che esiste, secondo la relatività, può essere soltanto di tre tipi perché l'universo in media deve essere uniforme cioè in media non, deve, non, non, non devono esserci punti speciali in un universo come dicevo prima non c'è un punto privilegiato per esempio non c'è un big bang che è iniziato da un punto no? ma tutti mm -hmm. i punti sono equivalenti questa cosa in relatività generale si può fare solo in tre modi o con un universo che non ha curvatura quindi è come se fosse un, un, se fosse in due dimensioni sarebbe un foglio di, di carta piatto infinito Uh -huh. Però l'universo ha tre dimensioni, quindi non è un foglio di carta, ma è semplicemente uno spazio in cui non c'è curvatura. E, oppure ci possono essere due tipi di spazio curvo su scala complessiva, uno con curvatura positiva e uno con curvatura negativa. Okay. E, 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 e questa è la forma dell'universo, cioè cercare di capire quale di queste tre condizioni è realizzata effettivamente nell'universo che osserviamo. Uh -huh. E sappiamo sì. che... Da quello che sappiamo, è, è l'universo <ride> mi dispiace, ma è piatto, sì, <ride> ma è piatto, appunto. Non nel senso che è un foglio di carta piatto, ma nel senso che la geometria che descrive lo spazio di tutto l'universo su scala globale uh -huh. è la geometria euclidea, cioè quella che impariamo a scuola, quella in cui la somma interna di, degli angoli di un triangolo fa 180 gradi, cosa che non sarebbe vera in altri tipi di, di geometrie. Uh -huh. E Giuseppe fa un'altra domanda interessante che chiede: se si fermasse l'espansione dell'universo, si fermerebbe pure il tempo? Uh, mh, non direi. No, non si, fermerebbe, mh, non si fermerebbe il tempo. Perché il tempo, la sensazione dello scorrere del tempo più che all'espansione dell'universo uh -huh. è, leg è legata all'entropia. All Uh -huh. e, e, e puoi avere tranquillamente un universo che non si espande in cui vivi in una regione di universo in cui l'entropia cresce e quindi uno scorre, avverti lo scorrere del tempo uh -huh. e, dopodiché in realtà in un universo in espansione c'è una connessione tra l'entropia complessiva dell'universo e l'espansione però questo non, ciò non toglie che anche un universo che non si espandesse avrebbe comunque uno, potrebbe avere comunque una freccia del tempo ok c'è una, una sensazione dello scorrere del tempo, c'è un'altra domanda. Eh, poi in realtà ci possiamo anche eh, iniziare ad avviare verso la conclusione. Eh, me la sono persa. C'era qualcuno che chiedeva, insomma, per... non li trovo più. Scusate, eh, c'era qualcuno che chiedeva perché, ehm, perché dovrebbero esistere dei multiversi. Quindi, legando a quella domanda di prima, che abbiamo parlato infatti, perché, ehm, cioè perché dovrebbero esistere. Eh, me lo chiedo pure io. <ride> no, vabbè. Dunque, mh, ci sono un paio di modi fondamentalmente, eh, in realtà più, più, più di due, ma diciamo forse i più semplici da spiegare adesso sono due. Uno è che se l'universo è infinito, immagina che l'universo sia infinito, ok? Quindi hai tutto lo spazio che vuoi, però noi osserviamo solo una regione finita di universo perché eh, la luce non ha avuto tempo di... Viaggiare dal Big Bang a oggi coprendo tutto lo spazio, no? perché la luce viaggia a velocità finita, quindi non, non, non può collegare tutti i punti dello spazio, può collegare solo una regione finita. Quindi noi riusciamo a osservare solo quello che c'è dentro questo, questa bolla che sta intorno a noi, che si chiama orizzonte cosmico, e quindi vediamo solo una regione finita, ma fuori da questa regione finita, se l'universo è infinito, tu hai tutto lo spazio che vuoi, quindi puoi avere... Infiniti, eh, infinite bolle come la tua, no? infinite, infinite regioni sconnesse fra loro che non, che non sono in contatto fra loro, non possono essere in contatto fra loro perché la luce non ha potuto viaggiare da una regione all'altra, però ha tutti gli effetti, quindi ognuna di quelle regioni sarebbe un altro universo fondamentalmente che, che, che se ne va per conto suo. Quindi questo è un modo semplice. Poi c'è un modo più complicato che è. Se tu immagini che l'universo è iniziato a espandersi con questo evento che chiamiamo Big Bang, uh -huh. eh, in realtà, in alcuni modelli teorici, questa cosa, questa espansione del nostro universo, non è un fatto unico, uh -huh. ma in realtà è qualcosa che avviene dentro qualcosa di preesistente in cui esistono continuamente bolle di spazio-tempo che si espandono, quindi proprio come una, una, una specie di. di Proprio di, di liquido che bolle, no? Cioè, certo. e, e quindi noi siamo una di queste bolle di spazio-tempo in espansione, vediamo l'universo, il nostro universo che si espande, ma ce ne sono tante altre. Ognuna di queste bolle di spazio-tempo in espansione è un, è un, è un universo, e tutto l'insieme delle bolle è un multiverso, questo è un altro modo. Capito. Quindi, insomma, eh. sempre appunto quel discorso che è un, una cosa molto speculativa in un certo senso, no? Perché ovviamente non. È non sì, avere prove viene, viene fuori cosa, sì. viene fuori, da, viene fuori da una delle, cioè dalla migliore descrizione che abbiamo per il momento degli istanti iniziali dell'universo questa okay. questa idea questa, questi, questa che, diciamo, ipotesi dell'inflazione okay. però appunto non è una cosa così sicura come potrebbe sembrare per il momento okay. e, intanto cioè, Angelo che ti fai complimenti eh, per, il, per il video sulla gravità Grazie. In realtà ne sono girati parecchi di, 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 di complimenti vari, insomma, per i libri o per i video, eccetera. E, Lorenzo, continueremo volentieri per altre due ore, però dopo un po' diventa sequestro di persona, purtroppo. <ride> <ride> e allora, io vi ho messo anche su tre commenti il link per acquistare il libro di Amedeo, che è appunto inseguendo un raggio di luce. Eh. Vi consiglio di prenderlo perché ne vale sicuramente la pena anche come regalo di Natale all'ultimo momento, insomma, se avete dimenticato qualcuno. E Amedeo, io ti ringrazio tantissimo per aver, averci concesso quest'ora abbondante insomma, di chiacchierata, è stata veramente interessante. E, e niente, allora vi, vi consiglio nuovamente di eh, iscrivervi al canale di Amedeo, che fa dei video veramente belli, esemplari, direi. E. E niente, ci vediamo al prossimo libro. Allora, ti inviterò nuovamente a parlarne. Ok, grazie, 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 grazie a te per l'invito e grazie a tutti per la, per la serata. Grazie. Grazie, buona serata. Allora, Ciao. buonanotte anzi.